Ciao, io sono Il Gasi e questo è il canale di Il Gasi. Oggi vediamo insieme 8 blog, non 8 più 8, ho solo 8 di reference e ispirazione che secondo me non conoscevi e secondo me non li conosci assolutamente. O comunque se li conoscevi è impossibile che li conosci tutti 8, quindi se conoscevi almeno 2-3 rimani fino alla fine e vedrai che ti sorprenderò. Questi blog sono tutti nell'ormai dimenticato Tumblr. Se sei un creativo, se cerchi ispirazione, questi sono gli 8 blog che devi assolutamente vedere. Vediamo. Numero 1, This Pop Shit, graphic design e da visuale, così lo definisce il creatore del blog Hannes Hunovari, art director e graphic designer. Un mix bellissimo di roba pop e concettuale. Ha 1270 pagine, sono tantissime, di ispirazione e reference. Hai un po' di roba da vedere, se stai cercando reference, hai un po' di roba da vedere, ok? 2. Graphic design bot. Immagino che sia un bot che raccoglie le immagini, le più belle immagini di ispirazione per quanto riguarda il design e il visual art. C'è un po' di roba da vedere anche qui e secondo me super interessante. Va un po' dal minimalismo al 3D con sedie, ruote, segnali per metro e scale mobili, scroll infinito, pagine che sembrano tantissime, quindi pane per i tuoi denti se stai cercando reference. 3. Back to Basics è un blog curato da Dwayne Dalton, anche lì è un graphic designer molto 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 bello, molto interessante. Sono già andato a vedere il suo profilo, lo trovate nelle info all'interno del blog, e secondo me ti regala degli spunti creativi molto molto belli e infiniti su visual design, grafica e industrial design. Adesso l'ho detto giusto, tutto un po' minimale, molto bello, fantastico, non ho nient'altro da dire su questo blog. 4. Oh, that's very nice. Si chiama così. Così si chiama il blog. Sono raccolte un po' tutte le reference di Mr. Conde. Non so chi sia, però è la sua raccolta. Allora, campagne pubblicitarie, motion design, minimalismo e bellissime fotografie. Diciamo che a sto punto, se non sei ispirato da questo sito, fatti due domande, non so. 5. RP RPM. Bellissimo questo blog perché ha migliaia di copertine concettuali bellissime, fantastiche per la tua ispirazione, anche grafiche per l'abbigliamento, eccetera. Diciamo che se sei un grafico e un amante della musica, delle cover, delle copertine dei dischi, questo secondo me fa per te. Fatti un giro e poi fammi sapere che cosa ne pensi. Hakiroku 6, numero 6. Perché ho fatto così? Numero 6. Se sei un po' nostalgico del videogame e della cultura giappo, è interessante. Sei immerso dentro tutte queste reference futuristiche, cyberpunk, dentro la cultura giapponese, è molto interessante. Se ti piace, vattelo a vedere. E effettivamente, se sei un amante della cultura giapponese o stai facendo un lavoro per una illustrazione con questo stile, è qui che devi andare, devi proprio andare a vedere. Il 7, il penultimo, è BBB and Love Refs. Non so se l'ho detto giusto, ma un sito con le più belle e stravaganti immagini di questa lista. Le immagini sono un po' concettuali, eleganti, basic, con un design minimal, con tante illustrazioni e render 3D. Cioè, diciamo che è un po' generico, ma molto molto basic e secondo me molto interessante. Io ci do un'occhiata spesso prima di iniziare a lavorare, secondo me è una figata. 8 e ultimo è Search System. Diciamo che questo blog ha la più bella raccolta minimalista che io abbia mai visto. Ha delle bellissime opere concettuali di industrial design, diciamo molto belle. Ha un bellissimo design grafico come reference se sei anche lì un minimalista. La pagina e il blog più minimal che abbia mai visto. Sicuramente ammerai questa raccolta, ok? Questa raccolta qui secondo me la ammerai se sei un designer minimalista. Ecco, questi sono stati gli 8 archivi di raccolte di design più belli sicuramente che hai visto oggi, sicuramente diverso dalla solita raccolta
Pinterest e la raccolta, diciamo, di altri siti che quotidianamente vai per cercare di essere ispirato, per cercare delle ref. Sicuramente queste sono le 8 più belle che avrai visto oggi. Molto breve questo video, ma io ti ringrazio per esserti iscritto al canale, per aver messo like al video, perché so che l'hai fatto, e noi ci vediamo ogni giovedì con una puntata del podcast in questo canale, quindi se ti iscrivi riceverai una notifica con i più grandi e i più bravi designer d'Italia e creativi d'Italia dentro all'interno di questo podcast, che saranno miei ospiti, quindi riceverai sempre una notifica se ti iscrivi e attivi la campanella e metti like, quindi riceverai e vedrai i professionisti più bravi del settore della creatività all'interno di questo podcast. Quindi ogni giovedì alle 19 il podcast, e noi ci vediamo ogni settimana con un video nuovo. Ci vediamo la prossima settimana con un video, e bella, e guardati tutti gli altri che sono nel canale, perché ti conviene, fidati. Sigla.